Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un altro video riguardante uno dei personaggi più amati del palcoscenico del bodybuilding attuale, ovvero Chris Bumstead. Perché Chris Bumstead piace così tanto a chiunque pratica questo sport, alle ragazze, ai giudici di bodybuilding, alle aziende? È un personaggio che piace a tutti. Per quale motivo? Scopriamolo. Allora, Chris Bumstead è un ragazzo giovanissimo, è un ragazzo comunque bello, di bella presenza, bella estetica sul palco. Quando si presentò al suo primo Olimpia, se non sbaglio nel 2017, aveva ancora delle lacune. I suoi punti deboli più grandi erano senza ombra di dubbio le braccia e alcuni particolari nel back, nella schiena, ma nonostante ciò riuscì a classificarsi secondo al suo primo Mister Olimpia. Quello che mi piace di più di questo atleta è che per la sua giovane età ha dei dettagli delle inserzioni muscolari non da tutti, e ogni anno è riuscito a portare un'evoluzione sempre maggiore sul suo fisico. Cioè, non c'è mai stato un anno in cui lui si è presentato sul palco più o meno simile all'anno precedente. Riesce a prendere ogni anno dei volumi diversi. Nel 2020 è stato l'anno in cui ha portato un cambiamento veramente mostruoso da un anno all'altro, pur rimanendo entro un limite di peso imposto dalla categoria, quindi questo non da tutti. Ma come si allena Chris Bumstead? Cioè, cosa lo differenzia dagli altri? Innanzitutto, Chris Bumstead, dal mio punto di vista, è un pizzico incosciente, è un pizzico da ammirare, perché comunque riesce a stare a quel livello, chiaramente preparandosi con la chimica, ma non abusandone come tanti altri del suo stesso livello, perché Chris Bumstead ha una nefrite renale congenita, quindi ha problemi ai reni, e come potete ben immaginare, tantissimi farmaci prodotti che utilizza non può utilizzarli in dosi massicce come fanno altri. Tant'è che girarono anche su YouTube Italia alcuni video dove si parlava delle sue preparazioni, cosa che in America non è un tabù, quindi loro stessi ne parlano. Cioè, conosco persone che si allenano in palestra senza gareggiare che utilizzano più sostanze di lui. Quindi, che cosa lo differenzia? Lo differenzia il fatto che Chris Bumstead ha iniziato ad allenarsi molto molto giovane con un personaggio che diciamo che non è lo scemotto di dietro casa, ovvero Ian Valéry, che è il fidanzato storico di sua sorella, e Chris ha iniziato ad allenarsi con lui pesantemente fin da quando era ancora un teenager. Allenamenti sui fondamentali pesanti, allenamenti molto duri, e questo poi è quello che nel tempo l'ha portato ad avere appunto quelle separazioni e quei dettagli muscolari che tanti ancora non hanno. Ad oggi, se devo trovare un punto debole di Chris Bumstead, ma non un punto debole suo, diciamo una piccola pecca che ha rispetto agli altri concorrenti che gli arrivano subito dietro, sono i particolari e i dettagli sulla schiena, a livello di volume, a livello di apertura. Cioè, ha una schiena spaventosa, ma a livello di dettagli, di inserzioni, Terence Ruffin e Bryon Huntsley sono più avanti di lui. Ciò non toglie che comunque di fianco a lui sono la metà, non sono esteticamente belli come lui, non posano come lui, anche se Terence Ruffin a me piace tantissimo come posa. Ha una presenza scenica veramente bella, ma Chris Bumstead comunque ancora, a mio avviso, non uno scalino, due scalini sopra tutti, e passeranno diversi anni, a mio avviso, prima che qualcuno possa metterlo dietro. Perché? Perché comunque incarna veramente l'immagine del Mister Olympia, ovvero un bravo ragazzo, bellissimo fisico, bello esteticamente. Anche i messaggi che fa passare sui social sono molto molto positivi. La sua storia, cioè, quello che è veramente bello di lui è che, a differenza di tanti, lui si espone anche sul personale. Se voi andate a vedere l'ultima intervista che ha fatto, quando ha ricevuto il premio del Mister Olympia quest'anno, ha raccontato di come ha affrontato le difficoltà della sua ultima preparazione, di come si volesse addirittura inventare una scusa, inventarsi che si era infortunato per non partecipare.
perché non reggeva più la pressione, si ritrovava ad avere crisi di panico. Lo stesso giorno prima del pre-gara si è chiuso in bagno a piangere perché non, per la tensione. E queste cose qui, a differenza di altri che vogliono passare per superuomini, secondo me lo premiano, perché fa vedere una cosa che tanti non mostrano, ovvero il lato umano. Quindi sei un campione, ma dietro quel campione c'è una persona normale, con delle emozioni, con delle paure, con dei problemi, e ciò nonostante problemi di salute, problemi dati dalla giovane età, da magari il successo che è esploso nel giro di poco tempo, perché comunque sui social, se non sbaglio, Chris Bumstead ha 4,3 milioni di follower, cioè più di tanti altri culturisti che sono sulla piazza da molto più tempo di lui, e cioè, nonostante lui gestisce tutto migliorando ulteriormente di anno in anno, portando a casa titoli e piacendo alle persone. Secondo me, come dissi nel 2018, è il migliore. Se dovessi dire un fisico che mi piace, che vorrei raggiungere, direi il suo. È il sogno un po' di tutti quelli che attualmente si stanno approcciando al bodybuilding, perché esteticamente è bello, non c'è niente da dire. Quindi questo è il motivo per cui Chris Bumstead piace di più. Questo è il motivo per cui così giovane è riuscito ad arrivare a questo livello. Quindi, cioè, indipendentemente dai discorsi soliti da bar che si possono fare, amo si prende quello, quell'altro, ragazzi, il modo in cui si allena, il tempo che gli dedica, lo ha portato a essere com'è. Potete vedere tranquillamente anche sul suo canale YouTube, gli facciamo un po' di pubblicità, i suoi allenamenti, quello che fa, cioè, la serenità con cui affronta il tutto, anche nonostante i problemi. E a me piace molto, e penso che sia uno di quei personaggi, ne parlavamo nell'intervista con Presti, che ci mette la faccia, giovane, che può aiutare a crescere tantissimo il mondo del bodybuilding, non solamente all'estero, ma anche in un paese come l'Italia. Può passare sicuramente un ottimo messaggio. Questo è perché piace, e può sembrare una stupidaggine, ma i giudici, chi valuta, comunque questa cosa la sanno, e secondo me viene premiato anche per questo, perché comunque è uno di quelli che passa un ottimo messaggio di questo sport. Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, ragazzi, spero di non avervi annoiato, questa è la mia personale opinione, e potete scrivere tranquillamente nei commenti se siete d'accordo oppure no. Comunque a me Chris Bumstead piace tantissimo. Un saluto!